scendeva dalla soglia d'uno di quegli usci e veniva verso il convoglio una donna, il cui aspetto annunciava una giovinezza avanzata ma non trascorsa. La sua andatura era affaticata, ma non cascante. Gli occhi non davan lacrime, ma portavan segno d'averne sparse tante. Portava essa in collo una bambina di forse 9 anni, morta, ma tutta ben accomodata, coi capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchissimo, come se quelle mani l'avessero adornata per una festa promessa da tanto tempo e data per premio. La vita umana si basa sulle relazioni. È qualcosa di fondamentale, è la nostra natura che ci spinge a relazionarci con gli altri, a cercare di stringere legami. Non possiamo vivere isolati. Per un pieno anche sviluppo psicologico, abbiamo bisogno del costante confronto, della costante relazione con gli altri. E la prima relazione di ogni individuo, la relazione fondamentale, la prima, è quella con la madre, con la mamma. Quella con il padre viene dopo, ma la relazione primaria è quella con la madre, perché la madre è una figura fondamentale. E la letteratura nei secoli ha scritto pagine meravigliose sulle madri. Pagine e pagine che raccontano l'amore delle madri, la sofferenza della madre, le lacrime della madre, tutto quello che la madre fa per i figli. Tra tutta in questa galleria di opere della letteratura, quella che più mi colpisce, l'immagine, la madre che più mi colpisce, l'ho trovata nei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. E è la cosiddetta madre di Cecilia. Cecilia, i tuoi capelli oro e dolore. Cecilia, le tue vesti, la tua vita, io porto ai piedi di una croce. Cecilia, siamo nei capitoli finali dei Promessi Sposi. Renzo sta rientrando a Milano e Milano è in uno stato devastante perché c'è la pestilenza e quindi le strade sono pressoché deserte, ci sono soltanto moribondi, cadaveri abbandonati, appestati e monatti. Chi erano i monatti? I monatti erano degli individui brutali che si occupavano di recuperare i cadaveri e di prendere gli appestati e portarli al lazzaretto. Renzo sta camminando per la strada, vede un convoglio di monatti con un carro fermo di fronte a una casa e a un certo punto un'immagine attira la sua attenzione. C'è una ragazza, avrà quasi 30 anni, sta scendendo dalle scale di una casa con in braccio una bambina morta. Lo capisce Renzo che è sua figlia, lo capisce dal viso della madre che è sua figlia e la sta portando verso il carro dove sono disposti tutti i cadaveri. Il monatto va lì per prenderla, ma è quasi, anche lui è un po' incerto. E la donna invece gli chiede, no, la voglio appoggiare io. C'è questa immagine della madre che appoggia la figlia e le mette sopra un piccolo velo e chiede al monatto di non toccarla e di metterla sottoterra così. Poi risale a casa e si affaccia dalla finestra con in braccio un'altra bambina. Sono tutte e due malate, Renzo lo vede. Vedono il carro che si allontana e dice, poi si mettono a letto per morire anche loro. Tutta questa è una scena molto breve. Io penso che questa rappresenta veramente, inquadra, che cos'è una madre. Perché? Perché una madre è forte e al tempo stesso tenera, come questa madre. È tenera perché, lo vediamo subito, come si comporta, dimostra affetto. Non è morbosa, non è morbosa verso questa figlia, ma dimostra un affetto, una grande tenerezza per questa bambina, come quello che fanno le madri. Si è presa cura di lei, si è presa di cura di lei, dice che la pettinata, la vestita, è meravigliosa la delicatezza con cui la appoggia su questo carro, con cui la copre, con cui chiede al monatto, pagandolo, di avere cura di lei nel momento in cui dovrà metterla sottoterra.
La tenerezza di questa madre è sconvolgente, ti tocca il cuore. È una madre quasi che dimentica di se stessa, tant'è che non, nel romanzo non c'è scritto il nome, è soltanto la madre di Cecilia. Cioè, dimentica se stessa per la figlia. E in questo dimostra una straordinaria tenerezza, ma anche dimostra una forza straordinaria. Perché? Perché lei sta vivendo questo dolore con una dignità sconvolgente. Non è disperata, non si strappa i capelli, non urla. Cioè, di fronte al dolore più grande per una madre che perde un figlio, è una cosa mostruosa. E lei vive questo dolore con una forza impressionante. Prende questa figlia e la mette lì. E si vede, dice, si vede sul suo volto che ha pianto, che ha sofferto. Non è che non ha sofferto, ma sostiene questo dolore. Il padre non c'è. Dov'è il padre? Forse era morto. Forse stava da qualche altra parte, forse stava cercando. Dove sta il padre? Non c'era. Forse perché, come la madre ha accompagnato questa bambina mentre veniva alla luce, anche la vuole accompagnare nell'ultimo viaggio. O forse perché nel dolore c'è la madre. Come Maria sotto la croce nello Stabat Mater, nel dolore c'è la madre. È una madre che resiste nel dolore, che è forte per sopportare il dolore. Per me questo quindi rappresenta perfettamente una madre che è tenera per i figli e al tempo stesso forte, tenera e forte, che si prende cura e sopporta il dolore. Uno potrebbe dire, ma forse uno dice, ma mia madre non è così, mia madre non è, è una piagnona, mia madre è una nevrotica, è piena di complessi, mi mette sempre, mi fa sempre sentire inadeguata, sempre che mi mette le paure, mi mette le ansie. Oppure una madre dice, ma io non sono così, perché io non sopporto di stare tutto il tempo dietro ai figli, di perdere il sonno per loro, di perdere il tempo per loro. Io non. Che madre sono? Che madre sono? È che siamo tutti deboli. È che siamo tutti deboli. Siamo esseri umani, ma tutte le madri sono chiamate a questo. È qualcosa dentro di loro. E ogni madre cerca, con le sue forze, di dare la propria vita per i figli, di prendersi cura di loro e al tempo stesso di stare con loro nella sofferenza, di non abbandonarli. Di non abbandonarli. Anche se devono portare un grosso peso. Oggi, le madri di oggi portano un peso impressionante. Lo dice benissimo una sessuologa belga che si chiama Teresa Argot, che dice che oggi le madri portano con un grosso peso perché? Perché dopo l'aborto, una donna che accetta di tenere un figlio deve giustificare costantemente la sua scelta. Ha scelto di tenerlo, ha scelto di tenerlo, poteva abortire. E quindi se ha scelto di tenerlo, non può lamentarsi, non può avere dei crolli, non può essere triste perché lei ha scelto e quindi, visto che ha voluto il peso, adesso se lo tiene. E quindi non può dimostrare un momento di cedimento. Inoltre, questo figlio deve essere perfetto, perfetto, perché lei l'ha voluto, lei l'ha tenuto, e quindi deve essere perfetto. E quindi un peso che magari non glielo mette fuori, da nessuno da fuori glielo mette, ma la madre se lo sente. Si sente questo peso costante. E tante volte sono abbandonate. Nessuno sta vicino a loro per sostenerle in questo, nelle loro sofferenze, nei momenti di debolezza, che ci sono, che sono normali, che ci possono essere, di stanchezza, di pesantezza. Eppure una madre, le madri in fondo sono chiamate forse a questo. Forse allora aveva ragione già quando lo diceva San Paolo 2000 anni fa alle mogli: siate sottomesse. E uno si scandalizza e dice: come sottomessa? Come sottomessa? I femministe strappano i capelli. Ma la vera chiave forse l'ha scoperta una scrittrice contemporanea che è Costanza Emiriano, che dice: sì, sottomessa, perché chi è che va sotto? Chi è che si mette sotto? Sotto si mette chi è più solido e resistente, perché soltanto chi sta sotto ha la capacità di reggere il mondo. E questo è quello che fanno le madri. Le madri hanno la capacità di reggere il mondo. Una donna perfetta, chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle è il suo valore. In lei confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto. Essa gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita. Si cinge con energia ai fianchi e spiega la forza delle sue braccia. È soddisfatta perché il suo traffico va bene. Neppure di notte si spegne la sua lucerna. Apre le sue mani al misero, stende la mano al povero. Forza e decoro sono il suo vestito e se la ride dell'avvenire. Apre la bocca con saggezza e sulla sua lingua c'è dottrina di bontà.
sorveglia l'andamento della casa, il pane che mangia non è frutto di pigrizia. I suoi figli sorgono a proclamarla beata e suo marito a farne l'elogio. Fallace è la grazia e vana è la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare. La donna perfetta, chi può trovarla? La donna forte, più preziosa dell'oro è il suo valore, chi la può trovare sta donna? Adesso accendi il televisore e abbiamo tantissime immagini di donna. Abbiamo la donna emancipata, la donna imprenditrice, la donna in carriera, la donna avvocato, la donna che ne so io. Abbiamo l'influencer, abbiamo Tina De Maria De Filippi, di Uomini e Donne, abbiamo donne riempite di botulino che si nascondono dietro a chilate di fondotinta. Forse è sbagliato anche chiamarle donne, diciamo generi femminili, ecco. Ma chi è la donna? Chi è la donna forte? Mattia, per parlarci di questa donna, non ci ha presentato l'immagine di una donna politica che batteva i pugni per, non so, i diritti, per l'uguaglianza, per non so che cosa. Ci ha presentato una donna all'apice del suo dolore, la madre di Cecilia, a cui Manzoni, è vero, dedica una pagina bellissima, drammatica, e descrive questa donna in modo formidabile, una donna che adagia sua figlia su un carro pieno di cadaveri, lo fa con una dignità estrema. Una donna in cui il dolore si mischia alla forza, si mischia alla tenerezza, alla dignità. Una donna forte, che sa soffrire. E a questa storia fa eco un'altra storia, fa eco un'altra donna, la donna. Si chiamava Maria, era più che una, poco più che una ragazzina probabilmente. E in questa storia c'è un evento che sconvolge in modo radicale la sua esistenza, una gravidanza. Una gravidanza un po' assurda che stravolge la sua esistenza, forse così, di un'adolescenza normale, di una giovinezza normale, ma stravolge. Maria da subito fa esperienza, si scontra con un aspetto fondamentale della nostra vita, che è il dolore, perché immediatamente si scontra con il rischio di morire, con il rischio della condanna a morte, deve fuggire, deve lasciare Nazareth, partorisce dentro una stalla, la povertà, la precarietà e ancora, e ancora, e ancora, tutto per una gravidanza, perché i figli cambiano la vita, perché una gravidanza cambia la vita. E mi colpiva perché anche fisicamente, quando la cellula uovo accoglie lo spermatozoo e si feconda questo embrione, tutto il corpo di una donna si modifica, si amplia per accogliere una vita nuova. E così è vero, così è sempre nella vita di ogni donna e di ogni madre. La vita cambia radicalmente. Forse è per questo che tanta gente preferisce buttare quell'ammasso di cellule, come lo chiamano tanti falsi profeti, dentro un cesso. È molto probabile. Perché stravolge l'esistenza. E la cosa che a me sempre colpisce è che di Maria non si dice mai che se sia buona, cattiva, brava, nevrotica, preoccupata, ansiosa, una madre affettiva, non si dice niente. Giovanni, quando parla di Maria, la chiama in un solo modo: la madre. La donna o la madre. Perché la femminilità si completa totalmente nella maternità. Io non ti posso parlare di una donna senza parlarti di una madre. Non posso. Di una madre che non capisce tutto. Di una madre che accetta di non capire tante cose, di non capire forse tanti aspetti del suo dolore e della sua sofferenza, ma come dice un altro evangelista, tutto meditava nel suo cuore. Come aveva accolto quella gravidanza che non si aspettava, che non aveva capito, probabilmente accoglie tutti i fatti che succedono nel suo cuore, meditandoli. Anche i fatti più assurdi. Non butta via niente della sua vita, non scarta nessun evento, nessun evento doloroso, accoglie tutto, lo medita nel suo cuore. Anche il momento forse più drammatico della sua vita, quando a un certo punto si trova sotto la croce di suo figlio, di quel figlio che lei non si aspettava che gli è stato dato, sotto la croce di quel figlio torturato, massacrato, ucciso, all'apice del suo dolore, dice un antico inno: Stabat Mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa. Stava la madre di Gesù, lacrimosa, sofferente, in piedi. Come la madre di Cecilia, con una dignità impressionante, in piedi, non si lacerava nel dolore, non si buttava a terra, non strepitava, era in piedi. Sofferente, chiaro. E anche in lei la tenerezza si mischiava alla forza. Perché? Perché? Allora mi domandavo stasera, da dove caspita gli viene quella dignità, da dove gli viene quella forza, da dove gli viene quel pudore nella sofferenza?
da un'intuizione. Maria intuisce che quel dolore non è fine a se stesso. Intuisce un segreto, che nel dolore c'è la vita, che nella morte c'è la vita. E come fa a intuirlo? Ce l'ha scritto nel DNA, ce l'ha scritto dentro di sé. Una donna rimane incinta, bello il periodo della gravidanza, carino, 9 mesi, bellissimi, 9 mesi di nausea, di veglie notturne perché il bimbo scalcia, di preoccupazioni, di ansie, di rischi, oddio, il distacco della placenta, devo stare 1 mese a terra, bello, bello, sì, il primo mese forse tutto il sentimento, il dolore, e poi arriva le doglie del parto. Dice il Vangelo, quando una donna entra nel travaglio del parto, geme e soffre perché sa che è arrivata la sua ora, perché perderà sangue, cioè morirà, allora entra in quel travaglio, in quel dolore, c'ha paura, ma poi che succede? Che gli mettono il bambino tra le braccia, se lo mette al seno e comincia a succhiare il latte, e lei vedendo quel bambino si dimentica del dolore che ha vissuto, perché capisce che quel dolore ha generato vita. Che il suo rompersi, il suo morire ha generato una vita, perché il chicco di grano caduto a terra, se non muore, rimane solo, se non marcisce, se non si rompe, rimane solo, non serve a niente, rimane un chicco buttato lì, ma se si rompe, dà vita, dà frutto. Maria intuisce questa grandezza, Maria capisce che certo sta morendo con suo figlio, nulla toglie alla sofferenza, al dolore di una madre che perde il proprio figlio, che lo vede morire, niente può togliere quel dolore e quella sofferenza, perché un figlio porta il codice genetico dei genitori, c'è un pezzo di me dentro mio figlio, morendo lui sto morendo anche io. Ma muore una maternità perché ne nasca una nuova. Una maternità nuova, una maternità che non segue le regole della fisica e della carne, una maternità che va al di là della carne e del sangue, una maternità che in sé accoglie tutto l'universo. Per questo Chiara Corbella, dopo che ha perso i suoi primi 2 figli, Maria Grazia Letizia e Davide, può scrivere a suo figlio Francesco una lettera dicendo: con Maria e Davide ci siamo innamorati della vita eterna e abbiamo smesso di avere paura della morte. Dunque Dio ha tolto, ma per darci molto di più, perché noi potessimo accogliere già in questa vita la vita eterna, già in questa vita il cielo, già in questa vita potessimo accogliere l'eternità. Allora capite che la maternità va molto al di là del fatto che c'hai un figlio o non ce l'hai. Conosco tante donne con figli che non sono madri e conosco tante donne senza figli che sono più madri di altre. Perché la maternità è molto più grande del semplice avere un bambino tra le braccia e accogliere dentro di sé l'universo intero. Nell'immagine bellissima finale di Manzoni, in cui la madre di Cecilia risale a casa, si affaccia alla finestra con un'altra bambina in braccio. Io non so se dico eresie, non so se sto dicendo una stupidaggine letteraria, ma mi piace pensarlo. Mi piace pensare che questa donna ha sofferto, è morta con quella bambina e quella morte ha rigenerato una nuova maternità. E quella bambina che aveva di nuovo in braccio era tutto l'universo e il mondo intero. Maria, colonna d'amore. Lei sorregge il cielo. Ecco la donna. Ecco la donna forte. E chi se ne frega se un è nevrotico, non è nevrotico, se è una madre affettiva, se è una madre polipona, se è una madre ansiosa, che sono tutte cavolate, è tutto secondario. Il centro è se sei madre. Io pensavo alla mia e ho pensato che mia madre ha dovuto tagliare un cordone ombelicale con noi figli. A un certo punto ha tagliato il cordone. Perché? Perché doveva accogliere qualcosa di molto più grande, che si chiamava Africa, si chiamava missione, missione in Africa. Perché dietro ogni perdita c'è una vita che si guadagna, c'è il mondo intero, c'è l'universo. Allora io non ti auguro di diventare una donna realizzata secondo i canoni di questo mondo, di questa società. Ti auguro di diventare una madre. Auguri.